Allora, buonasera, i colleghi mi cedono, cioè a parlare meglio, sono Rocco Sciarrone, sono un sociologo. Innanzitutto grazie per questo invito e mi fa molto piacere vedervi così numerosi a discutere, a riflettere su questi temi molto importanti. Allora, la collega ha già detto diverse cose, condivido il suo intervento. La riflessione che vi propongo io è, anche io cercherò di allargare un po' lo sguardo, focalizzando l'attenzione quella che è stata la prima iniziativa del governo concreta, no? Questo decreto legge. Questo decreto legge ha questa norma anti-REV, però non dimentichiamoci, vorrei parlare anche delle altre cose che conteneva, e quindi farò un rapido cenno, perché si tratta di temi molto complessi, all'ergastolo ostativo che si trovava nello stesso provvedimento e poi alla questione della soglia sull'utilizzo del contante, che come sapete poi è stata espunta dal decreto legge, pare per un intervento del Presidente della Repubblica, ma sta per essere reintrodotta nella legge di bilancio, no? Che verrà proposta alle Camere. Perché sono tre misure del governo, ed evito di parlare della gestione dei flussi migratori, su cui ho fatto cenno, perché dopo quella lì è la cosa ancora più evidente, che mostra il tipo di intervento, il tipo di idea di società, di ordine sociale che questo governo ha in mente, anche se, come si diceva, naturalmente queste cose vanno storicizzate ed è un percorso che, insomma, che arriva da più lontano, ma che adesso, a mio modo di vedere, ci deve preoccupare di più, almeno a me preoccupa di più, e queste prime norme. E anche come si annuncia la legge di bilancio che si annuncia, secondo me, trovano evidenza nella cosa. Anch'io penso che, questo lo penso da molto tempo, che uno dei problemi che c'è nel nostro paese, non solo nel nostro paese, è quello del posto del conflitto. No? Una democrazia senza conflitto è una democrazia non realizzata. E quindi è molto importante su questo, anzi spero che avremo modo di discutere, e forse anche noi nei nostri corsi di laurea dobbiamo tornare. Il conflitto è un tema classico della teoria sociologica, che però è stato, insieme ad altre cose, nel tempo messo in secondo piano, abbandonato e lasciato in secondo piano rispetto ad altri temi, e dobbiamo tornare ad occuparcene. La prima cosa che vorrei dire, però, visto che parliamo di ordine pubblico è una cosa molto è complicata ed è una cosa molto delicata, mi pare dire una banalità, però dobbiamo ricordarlo, perché penso che poi i colleghi parleranno di questo qui, il fatto di avere ormai sia nella passata legislatura che in questa a capo del Ministero dell'Interno un tecnico, è una cosa di, e non lo dico solo adesso, io lo pensavo anche con la ministra precedente, è una cosa molto problematica, molto grave, su uno dei ministeri che per definizione è quello più politico, cioè c'è qualcosa che proprio non torna e su cui si riflette poco. Il Ministero dell'Interno è un ministero assolutamente politico, perché riguarda la libertà delle persone, l'idea di società, come dire, è una cosa di grande, assolutamente fondamentale. Io sono veramente stupito, e non lo dico perché adesso è più facile, almeno dal mio punto di vista, ma lo dicevo anche per la ministra Lamorgese in precedenza, è una cosa che veramente fa riflettere, cioè non dovrebbe essere, peraltro, un tecnico che proviene dagli stessi ranghi del ministero. Per l'attuale ministro si è distinto, non so se lo sapete, quando era prefetto di Bologna, con delle norme che sono state molto criticate in tema di controllo del decoro urbano, adesso non ho tempo per illustrarvi, che erano veramente orripilanti, e poi è stato capo di gabinetto del ministro dell'interno, con il ministro dell'interno Salvini.
Però questo, come per dire così, sul decreto anti-RAI vado su un terreno che non è mio, e la collega ha detto meglio di me, però io vorrei ricordarvi, è stato fortemente criticato dall'Associazione dei Professori di Diritto Penale, che parlano di una norma frutto di una tecnica legislativa davvero approssimativa e lacunosa. Una norma che si distingue per l'indecifrabilità del tipo criminoso e incontrollabilità della sfera di applicazione. È stato richiamato qual è la sanzione, cioè qual è l'ordine pubblico, incolumità pubblica, salute pubblica, anche questo fa riflettere, e come diceva la collega, si interviene per punire non solo la partecipazione, indicando questa soglia numerica non si capisce bene basata su cosa, ma anche e ancor più le condotte di organizzazione e promozione dell'invasione finalizzata al raduno pericoloso. Io studio i fenomeni mafiosi, quindi ho competenze, e questa parte della norma richiama proprio nella sua formulazione quella dell'associazione a delinquere e della banda armata, in termini di promozione, cioè come dire, è proprio l'espressione che viene utilizzata nel reato di associazione a delinquere di banda armata. E poi questa cosa della promozione su raduni di questo tipo fa veramente, cioè come dire, potrebbe prefigurare situazioni di imputazioni di massa, di arresti di massa, cioè per come oggi, cosa vuol dire promozione? Sui social? È stato poi detto che la pena prevista, e devo dire che tutti i commentatori, i giuristi, no, la giudicano eccessiva e irragionevole. Il fatto della pena, come sapete, visto che supera i 5 anni, permette indagini molto invasive, intercettazioni telefoniche, ambientali, custodia cautelare, in carcere, persino arresto obbligatorio in flagranza. Ma poi la cosa che a me, per i temi di cui mi occupo, mi ha colpito, perché si estende agli indiziati di questo reato l'applicazione delle misure di prevenzione personali patrimoniali, al pari di quanto previsto per gli indiziati di reati di mafia. Anche questo è stato richiamato. Questa è una cosa molto grave, questo allargamento, no, di queste norme. La legislazione penale in tema di mafia è la più pesante che c'è in termini, no? Poi possiamo discutere, ma veramente la più pesante, quindi dovrebbe essere maneggiata con la massima cautela. Su questo c'è poca consapevolezza, e adesso qui c'è questo uso appunto politico, no? Perché le misure di prevenzione personali e patrimoniali si basano sulla prognosi di pericolosità di una persona. Quindi con garanzie minime. Quindi siamo di fronte ad una norma definita in modo veramente molto vago, che consente ampia discrezionalità e ampi spazi di manovra alle forze dell'ordine, cose che dovrebbero sempre farci mettere in guardia. C'è quindi, come è stato detto, un uso simbolico e politico del diritto penale. Ma il vero nucleo dell'incriminazione, secondo due autori, e poi vi vorrei leggere prima cosa hanno scritto, è la partecipazione ad una riunione, leggi, manifestazione non autorizzata. E ciò non può che destare profonda inquietudine per la tenuta dello Stato di diritto. Questi due autori aggiungono: con questa norma c'è il rischio di colpire, cito in modo testuale, non più un fatto, bensì soltanto un tipo di autore, il soggetto pericoloso per l'ordine pubblico, il sedizioso, in ultima analisi, il dissenziente. Allora, chi ha scritto queste parole sono Enrico Contieri e Fabrizio Forte, due magistrati, primo giudice del Tribunale di Torre Annunziata e il secondo GIP, giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, quindi sono, come dire, due magistrati in servizio, che mettono in evidenza questo rischio di criminalizzare e reprimere il conflitto e il dissenso politico. Questo è veramente preoccupante. Questo, scusate se ho aggiunto così, però vorrei andare rapidamente agli altri due temi. Perché gli altri due temi
sono collegati, e sono collegati non casualmente, secondo me, nello stesso decreto, e segnano simbolicamente, politicamente, l'esordio del governo Meloni. L'ergastolo ostativo, il tema è davvero molto complicato e non entro nel merito, però immagino che sappiate grandi linee. Il governo si sente di intervenire perché da lì a pochi giorni ci sarebbe stato un intervento della Corte Costituzionale che avrebbe dichiarato sicuramente legittimo l'ergastolo ostativo. Quindi con la retorica, se vi ricordate, della Presidenza del Consiglio che dice noi non arretriamo di fronte alla mafia, no? Perché siamo così, viene aggiunto, no, questo... viene ripreso una proposta di legge che era passata alla Camera nella legislatura, in chiusura di legislatura, ma con un aggravante per i condannati. Non è la dicono abbiamo ripreso quello della Camera. In realtà aggiungono delle condizioni che aggravano la condizione dei detenuti all'ergastolo. L'obiettivo del governo non era quello di rispondere alla Corte Costituzionale, ma di neutralizzare l'intervento della Corte Costituzionale. Adesso, senza entrare nel merito, perché è davvero molto complicato, a me sembra, di nuovo, io mi ero segnato qui la geologia della collega, siamo veramente nell'esercizio esplicito del diritto penale del nemico, dove sento dire che con la scusa delle mafie, non di un problema molto grave, rilevante per la nostra per la storia italiana, si mettono in atto una serie di interventi che poco hanno a che fare, che comunque sono sia con, hanno poco a che fare con la mafia, e anche quando hanno a che fare con la mafia sono davvero poco efficaci. Perché se davvero si pensa che l'ergastolo ostativo, questo lo dico anche ai miei amici e alle amiche del movimento antimafia, riusciamo a sconfiggere la mafia, si è capito poco di questo fenomeno. Invece si rischiano moltissimi degli effetti perversi, come diciamo noi sociologi, no? L'uso di armi improprie, spropositate, che non solo creano danni collaterali, ma che possono impedire, come dire, se si usano queste armi prima o poi, per reazione, il fatto di limitare, di ritirare questi mezzi, questi strumenti, perché se fanno questi anche là dove per i fenomeni per cui potevano servire. Comunque, anche per quanto riguarda la lotta alla mafia, vi dirò, sono molto preoccupato da questo modo di procedere del governo, perché credo che ci sarà un tipo di strategia schiacciata tutta sulla visione repressiva. Ripeto, non è stata inventata da questo governo, che c'è da prima, ma forse questo si sarà accresciuta, e ci sarà e verrà dato alimento a quella che io chiamo la visione eroica, no, della lotta alla mafia. La lotta alla mafia servono tanti eroi, e di nuovo una visione in cui non possiamo che essere tutti d'accordo quando si parla di lotta alla mafia, perché è una cosa molto grave. Anche nel campo della lotta alla mafia c'è poco conflitto, c'è poco confronto, siamo tutti contro, c'è questo unanimismo che di nuovo è il segnale più forte della depoliticizzazione della lotta alla mafia. Ultimo punto, perché credo di aver già preso tantissimo, è la soglia sull'uso del contante. Nello stesso decreto era stato pensato, verrà approvata così. Allora, se io devo dirvi così, la soglia sull'uso del contante, a crescere questa cosa sicuramente sarà un fattore che faciliterà l'illegalità, la criminalità, anche quella mafiosa, non la causa, perché anche nel dibattito, io l'ho usato a lezione, il modo di argomentare che in Germania non c'è, così, è una fallacia proprio delle relazioni causali, non è che produce il contante, però sicuramente facilita la criminalità, e poi facilita il grosso problema che abbiamo in Italia, che è quella dell'evasione. Una cosa di cui non si è parlato, che è l'ultimo rapporto, c'è un rapporto che alcuni tecnici fanno sulla cosiddetta economia non osservata, per il primo anno da quando viene svolta ha registrato una riduzione dell'evasione fiscale e dell'economia sommersa.
nulla di che, dovuto alla pandemia, però un fenomeno molto, molto importante di cui, guarda caso, si è parlato pochissimo. L'evasione, come sapete, si concentra in netta prevalenza per l'80% sull'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, che si stima evadano quasi il 70% delle imposte dovute sui redditi, e si concentra sull'IVA, quindi su forme di evasione che verranno sicuramente facilitate dalla decisione del governo. Ci sono degli studi, delle stime anche molto serie della Banca d'Italia, adesso non sto ad annoiarvi, vi ho segnato alcuni dati che non sto a citare, ma sicuramente ci sono stati anche delle analisi che mostrano che un incremento dell'uso del contante farà lievitare di nuovo l'economia sommersa e l'economia illegale. Tenete conto che il valore dell'economia non osservata in Italia è stimata in 175 miliardi di euro. Di questa cosa non si parla. Nell'economia non osservata c'è anche il lavoro non regolare. Il lavoro non regolare ha avuto una forte riduzione con la pandemia, è una cosa su cui si dovrebbe riflettere, quasi il 20% rispetto al 10% del lavoro regolare, e per la prima volta i lavoratori irregolari in Italia sarebbero scesi sotto i 3 milioni. Ecco, di tutto questo non si parla, invece di prendere delle misure che secondo me sarebbero molto utili, ripeto, questo è dovuto sopra la causa della pandemia, per cercare di intervenire su questi aspetti che sicuramente avrebbero dei benefici di gran lunga superiori per il benessere della collettività, ma anche per contrastare fenomeni ben più gravi di criminalità come quelli della mafia. Grazie.